Care teste fiorite, buongiorno, buon venerdì, bentornata alla rubrica video che oggi è dedicata al genere giallo. Ci sono amanti del giallo a qualunque età, il giallo è un genere letterario. Di solito la letteratura di genere viene considerata leggermente inferiore rispetto al canone letterario per eccellenza, d'altra parte la letteratura per l'infanzia è considerata una letteratura di serie B rispetto appunto al canone letterario. Quindi se mettiamo insieme la letteratura di genere e la letteratura per l'infanzia dovrebbe venire fuori qualcosa di poco raccomandabile. Siamo nel campo ovviamente del pregiudizio stereotipato più assoluto, contro il quale combatto dalla sera alla mattina. Gli amanti del genere giallo ci sono a qualunque età e sono qui per proporvi dei titoli dai più piccini a quelli un pochino più grandi di gialli da godersi anche in vacanza. Cominciamo dall'investigatore John Gattone di Pommo, edito da Babalibri. Questa è la versione tascabile di Bababoom, ma c'è anche l'albo grande. Devo dire che la versione tascabile è assai comoda per andare in vacanza. È un giallo che gioca con la fiaba di Cappuccetto Rosso. È montata alla perfezione sia da un punto di vista iconografico che di scrittura per i più piccoli e la suspense, insomma, c'è davvero come nei veri gialli e ve lo consiglio a occhi chiusi. Saliamo un pochino più con l'età ed è uscito da pochissimo, lo trovate recensito sul blog e lo ritrovate qua nei commenti sotto questo video. La serie del Grande Nate. La serie è stata pubblicata, i primi due titoli della serie sono stati pubblicati dal Barbagianni, che è già in programma l'uscita degli altri titoli. La storia è quella di un piccolo detective che è il Grande Nate, appassionatissimo di pancakes e di ritrovamenti di cose quotidiane, dalle liste della spesa ai disegni che si perdono per casa. Diciamo che ognuno di noi vorrebbe in realtà avere un piccolo Nate in casa. La struttura a livello tecnico è perfetta, la scrittura di questi autori che sono Shermat e le illustrazioni sono di Simont sono davvero godibilissime, quindi un ottimo giallo per chi inizia a leggere da solo, ma anche godibilissimo per la lettura ad alta voce. La stessa cosa vale per Il Bambino Detective di Ulf Stark, edito da Iperborea nella collana dei più piccoli. Anche qui siamo davanti alla risoluzione di un piccolo, semplice ma complesso caso di vita familiare dove il detective è un bambino. Saliamo con la fascia d'età. Vi propongo questo che è un romanzo uscito diverso tempo fa, è di Matteo Corradini, è edito da Rubalù nella collana 8+, Improvviso scherzo notturno e il titolo Un viaggio nella musica di Frédéric Chopin. È vero, è dedicato a Chopin, ma in una maniera assolutamente particolare e la narrazione si sviluppa in una forma di giallo davvero interessante, tra il giallo e il noir, un libro che potrebbe secondo me molto piacere appunto agli appassionati del genere. Saliamo ancora un pochino di più con l'età e vi propongo La figlia dell'assassino, edita da Sinnos, scritto da Giuliana Facchini. È un bel tipo di giallo, uno di quei gialli di cui di fatto si sa già cosa è successo, ma la ricostruzione è ciò che dà sostanza alla narrazione e a me è piaciuto moltissimo la storia di una ragazza che fa i conti con una madre che era ai vertici della carriera imprenditoriale, poi per un rovescio economico, un dissesto finanziario importante, commette un omicidio. Quindi è proprio dedicato alla figlia dell'assassino. È un bel romanzo che vi consiglio assolutamente. Poi, per gli amanti del genere, consiglio invece un'intera casa editrice, il cui catalogo è completamente dedicato al genere giallo, noir, dark, un po' tra la paura e il mistero, che è Pelle d'Oca, che da diversi anni sta facendo un lavoro egregio rispetto alla proposta di titoli per chi ama questo genere letterario, che è un genere, ma non per questo vale meno di un grande libro d'autore. Ci sono spessissimo grandi libri d'autore che fanno anche quelli parte di un qualche genere narrativo. Vi auguro buone letture. Se siete amanti dei gialli, ditemi se avete letto uno di questi titoli o consigliatemene voi degli altri. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, teste fiorite!